Sottoscritto ieri in provincia dai 5 comuni del territorio, ausle e dai gestori dei servizi idrici, un patto per sostenere la montagna. In arrivo 2 milioni di euro per realizzare interventi urgenti. Con le dimissioni di Giampaolo Lavagetto, la bedoniese Barbara Zerbini, 37 anni, entra a far parte del Consiglio Provinciale di Parma. Era la prima dei non eletti nella lista del Popolo della Libertà. L'amministrazione comunale di Borgo Taro ha iniziato lo scorso venerdì da Ostia una serie di incontri con le tante frazioni del territorio comunale. Domani appuntamento a Porcigatone. Sarà commemorata sabato 19 a Bardi la memoria dell'appuntato Luciano Milani, barbaramente ucciso 32 anni fa da alcuni rapinatori che avevano appena realizzato un colpo in banca. Da qualche anno la festa del ringraziamento, ricorrenza essenzialmente religiosa, ha assunto, grazie all'intervento della Coldiretti, una valenza di carattere anche istituzionale. Il concorso fotografico Ciocco Click all'interno di Cioccolataro ha ottenuto una buona partecipazione di artisti con oltre 40 opere presentate. Ecco i vincitori. Una buona serata ai nostri telespettatori, benvenuti all'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Un patto per sostenere la montagna è stato sottoscritto ieri da provincia, 5 comuni del territorio, azienda USL e i gestori dei servizi idrici. 2 milioni di euro in arrivo per la realizzazione di interventi nelle zone più deboli del nostro territorio parmense, coinvolti anche alcuni dei comuni della Valtaro e della Valceno. Sentiamo. La ristrutturazione di 11 acquedotti rurali, la realizzazione di 5 caldaie alimentati a cippato per riscaldare altrettanti edifici pubblici, il recupero di un fabbricato da adibire a Museo del Vino. Queste le azioni rese possibili grazie al Patto per lo sviluppo locale integrato, l'accordo di programma promosso dalla provincia e siglato ieri mattina nell'ente di Piazzale della Pace, dai comuni di Berceto, Calestano, Neviano degli Arduini, Salabaganza e Varano de Melegari, dall'azienda USL di Parma e dagli enti gestori Iren Acqua Gas e Montagna 2000. Un accordo sottoscritto all'interno del programma rurale integrato provinciale 2007-2013, grazie al quale la provincia metterà a disposizione circa 2 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati a sostenere soprattutto le zone deboli della montagna attraverso un processo di ammodernamento del sistema infrastrutturale delle aree rurali e di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che vi risiedono. Un processo già avviato con il piano di sviluppo rurale 2000-2006 e che ora prosegue grazie agli strumenti e ai finanziamenti messi a disposizione con la nuova programmazione. A firmare il patto il vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari con il dirigente del servizio agricoltura Vittorio Romanini, il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, il vice sindaco di Calestano Filippo Abelli, il vice sindaco di Neviano Giordano Bricoli, il sindaco di Salabaganza Cristina Merusi, il sindaco di Varano Luigi Bassi, Antonio Pellegrini, direttore dipartimento tecnico e delle tecnologie dell'azienda USL di Parma, Antonello Celletti di Iren Acqua Gas e Gloria Risteghini, presidente di Montagna 2000. La sigla di questo atto corona un lungo percorso che ha visto insieme comuni, ausle e gestori dei servizi idrici, un lavoro di squadra senza il quale non saremmo riusciti ad ottenere questi risultati, ha detto il vicepresidente della provincia Ferrari, finanziamenti fondamentali per dare impulso all'economia della nostra montagna. Gli interventi permetteranno di recuperare il deficit sulla complessa rete acquedottistica, dove si evidenzia il deterioramento e la inadeguatezza dei bacini di accumulo in modo da migliorare la qualità dell'acqua, riscaldare edifici pubblici sfruttando un materiale endogeno, la biomassa forestale, che consentirà anche un risparmio ai comuni, completare l'offerta dei musei del cibo del territorio con l'apertura del Museo del Vino. In particolare, dei quasi 2 milioni messi a disposizione, 550.000 euro saranno destinati a ristrutturare 11 acquedotti rurali nei comuni di Calestano, Langhirano, Felino, Neviano, Corniglio, Albareto, Borgotaro, Valmozzola, Varsi, Bardi, Bore e Compiano. 1.216.000 euro serviranno per realizzare 5 caldaie alimentari a cippato per riscaldare edifici pubblici nei comuni di Berceto, Calestano, Neviano, Varano e nella fattoria di Vigheffio. 190.000 euro. Tutti saranno impiegati infine per la realizzazione del Museo del Vino di Salabaganza. Tutti i firmatari si impegnano a realizzare le singole proposte progettuali secondo le modalità e i tempi fissati. La provincia entro 45 giorni dall'acquisizione dei progetti esecutivi effettuerà l'istruttoria e notificherà la concessione dell'aiuto che sarà pari al 70% della spesa. Il patto
contratto che sarà valido fino al 31 dicembre 2013 e la cui responsabilità gestionale è in capo al Servizio Agricoltura della provincia impegna i soggetti attuatori al monitoraggio e alla cura dell'esecuzione di tutti gli interventi. Dunque è ufficiale, con le dimissioni di Giampaolo Lavaggetto sarà Barbara Zerbini, la bedoniese Barbara Zerbini, a subentrargli in consiglio provinciale. L'Alta Valtaro avrà un nuovo rappresentante in consiglio provinciale. Le dimissioni dell'ex candidato presidente del centrodestra Giampaolo Lavaggetto hanno liberato il seggio nell'assemblea di Piazzale della Pace per Barbara Zerbini, prima dei non eletti nella lista del Popolo della Libertà. 37 anni, bedoniese, laureata in conservazione dei beni culturali, Barbara Zerbini era già stata consigliere comunale e assessore a Bedonia nel quinquennio 2004-2009, gestendo con ottimi risultati la delega al turismo. Presentatasi alle elezioni provinciali del 2009 per il PDL nel collegio di Bedonia al Bareto con Piano Tornolo, aveva ottenuto 1416 voti, mancando di un soffio l'elezione. La sua cifra individuale era stata infatti del 28,55% contro il 28,63% conseguito a Fidenza da Manfredo Pedroni. Solo lo 0,08%, pari ad una decina di voti, aveva impedito a Barbara Zerbini di raggiungere l'obiettivo di diventare consigliere provinciale, obiettivo che ora è diventato realtà. Per me è stata una grande soddisfazione vedere, insomma, di essere riuscita ad entrare in consiglio provinciale. Ero rimasta fuori per pochissimi voti e quindi, insomma, una grande soddisfazione di poter lavorare a favore della montagna e del mio territorio. Tra l'altro c'è già una nutrita, insomma, rappresentanza con il consigliere Tedardi e il consigliere Ignoranza Conti, e spero, insomma, con loro di riuscire a portare le istanze e le necessità della montagna, che sono davvero tante in questo momento di crisi in provincia, e di difendere quelli che sono un po', no, le nostre esigenze e i nostri diritti. Sono anche contenta perché sono l'unica donna che siede nei banchi della minoranza in consiglio provinciale, quindi, insomma, sono doppiamente contenta. Colgo anche l'occasione di questo spazio che mi è stato dato per ringraziare tutti quelli che allora, nel 2009, mi avevano sostenuto e mi avevano votato, consentendomi, ecco, di raggiungere comunque un buonissimo risultato, per quanto, insomma, per questi due anni sia rimasta fuori dai seggi del consiglio provinciale. Quindi, cosa che non avevo potuto fare allora, lo faccio adesso, e ringrazio tutti coloro che veramente mi avevano sostenuto e mi avevano così ricompensato col voto della fiducia e della gratitudine, insomma, anche per il lavoro che avevo fatto come assessore in comune a Bedonia. Quindi spero di riuscire a fare bene, ce la metterò tutta, come, insomma, ho sempre cercato di fare, mettendo tutta me stessa nell'impegno per il mio territorio. L'insediamento di Barbara Zerbini in consiglio provinciale avrà luogo nel corso della seduta in programma per il pomeriggio di martedì 29 novembre presso il Palazzo di Piazzale della Pace a Parma. Montagna 2000 informa gli utenti del pubblico acquedotto di Borgo Taro che per lavori di manutenzione sul serbatoio l'erogazione di acqua potabile potrebbe subire interruzione oppure cali di pressione dalle 8.30 alle 14 di domani venerdì in queste zone: La Costazza, Cavanna Bassa, Inastrà, via Repubblica Valtarese e via Costituzione. Come sapete, dallo scorso venerdì l'amministrazione comunale di Borgo Taro ha iniziato una serie di incontri nelle frazioni. La prima è stata Ostia. Argomenti di carattere generale, quali la viabilità e i servizi, ma anche problematiche specifiche della frazione, oggetto di discussione nel pubblico incontro che l'amministrazione comunale di Borgo Taro ha avuto con la popolazione di Ostia Parmense e dei nuclei abitati limitrofi. Un'iniziativa con esito senza dubbio positivo sia come presenze che come interventi nel dibattito, che ha fatto registrare tutta una serie di richieste e di proposte per migliorare la situazione in questa parte del territorio comunale borgotarese.
Una serata partecipata, decisamente importante per la nostra amministrazione perché segna l'avvio di una serie di incontri che intendiamo continuare a coltivare con tutto il territorio del nostro comune, quindi con tutte le frazioni del nostro comune. Siamo partiti da qui, da Ostia, una frazione sicuramente importante, abitata, che ha anche delle esigenze particolari e con la quale abbiamo iniziato questo percorso di ascolto in primis. Crediamo che ascoltare e confrontarci con i cittadini sia intanto il primo modo per approcciarci correttamente ai problemi, per conoscerli e decidere insieme come affrontarli in uno spirito assolutamente di partecipazione e di condivisione dei problemi. È stata anche l'occasione quindi per raccogliere idee, stimoli, dall'altro lato presentare anche qualche primo intervento sia in termini di infrastrutture, penso alle fognature, ma anche di servizi con qualche aggiustamento su quello che è il trasporto scolastico che l'amministrazione intende mettere in campo. Credo una serata positiva sicuramente, per noi un momento di confronto con i cittadini che è sempre molto stimolante e assolutamente utile per il nostro lavoro. E dopo questo primo incontro l'amministrazione prosegue nel calendario degli incontri con i propri nuclei frazionali. La seconda tappa è fissata per domani, venerdì a Porcigatone. Anche questa volta l'incontro sarà un'utile occasione di ascolto e di confronto per mettere a fuoco le esigenze del territorio e per fare il punto della situazione sui lavori eseguiti e su quelli in programma. L'incontro si terrà presso il ristorante Tiffany alle ore 21 e tutti i cittadini sono ovviamente invitati a partecipare. E sempre domani, venerdì alle ore 15, però, presso la sala del Consiglio di Palazzo Manara a Borgo Taro si terrà un importante incontro tra l'amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Parmense, rappresentato dal presidente Luigi Spinazzi e dal direttore Meuccio Berselli. L'incontro sarà un'utile occasione per fare il punto della situazione dei lavori realizzati dal Consorzio sul nostro territorio e condividere priorità e futuri interventi. Al termine si terrà poi anche una conferenza stampa alla quale noi parteciperemo, ovviamente poi vi riferiremo. È stato emanato, scrive in una nota la CISL Scuola, il decreto ministeriale per l'inserimento o la conferma nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Le domande cartacee dovranno essere presentate a mano oppure tramite raccomandata presso l'istituzione scolastica prescelta entro il 15 dicembre. Il modello D3 per la scelta delle 30 istituzioni scolastiche dovrà essere presentato esclusivamente online entro le ore 14 del 20 dicembre. La CISL Scuola sarà a disposizione per la consultazione presso la sede di Borgo Taro il prossimo lunedì pomeriggio, anzi tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Per informazioni e appuntamenti chiamatelo 0525 97 935. Pubblicità e annunci, torniamo subito.